Tutti. Buongiorno, io sono Michela Di Bitonto, benvenuti a questo ultimo webinar del 2019, spero che mi sentiate bene. E oggi continueremo a parlare di partecipazione e in particolare dell'esperienza della Rete Civica di Milano. Abbiamo con noi oggi Giulia Bertone, che è la direttrice della Rete Civica di Milano. Quindi oggi verrà presentata questa esperienza. E io mi prendo qualche minuto di tempo in modo da dare modo, adesso vedo che siete in 30, ad altri partecipanti di collegarsi. E vi ricordo che questo webinar è organizzato nell'ambito di un progetto per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici. È un progetto del Dipartimento per le Riforme Istituzionali e realizzato con il supporto di Forma SPA, mirato appunto quindi al rafforzamento delle politiche di consultazione e di partecipazione e quindi anche alla diffusione della cultura dell'amministrazione aperta. E mi prendo qualche minuto per presentarvi anche due strumenti che abbiamo realizzato nell'ambito di questo progetto e nell'ambito anche di un'iniziativa più ampia con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel quale abbiamo appunto progettato partendo dalla piattaforma Desidim sviluppata da Barcellona, una piattaforma proprio del governo italiano dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica che potete andare a visionare sul sito partecipa.gov.it, dove ci sono già delle consultazioni online a cui potete partecipare iscrivendovi alla piattaforma. Quindi vi invitiamo ad andare a vedere cosa stiamo facendo. È una piattaforma attualmente in sperimentazione e al momento sono attive 4 consultazioni online. Inoltre abbiamo realizzato un portale consultazione.gov.it che vuole essere un punto di riferimento per tutte le consultazioni che vengono svolte sul territorio italiano e quindi fare un po' da aggregatore e di informazioni verso i cittadini, verso i dipendenti pubblici, verso le aziende che intendono partecipare e renderci attivi rispetto a quelle che sono le scelte politiche. Quindi questo vuole essere un aggregatore, quindi vi diamo tutti voi a segnalarci anche delle consultazioni online tramite l'apposito strumento, l'apposito form di segnalazione, in modo da poterlo arricchire in quanto un po' la volontà è anche di creare questa aggregazione anche di riferimenti della pubblica amministrazione che si occupano di questi temi. Per quanto riguarda questo webinar, si introduce in un ciclo dedicato in particolare alla partecipazione, alle forme di coinvolgimento e metodi legati ai processi partecipativi. Abbiamo invitato diverse realtà a parlarci della loro esperienza e quindi tutti i webinar sono disponibili con le registrazioni a questi link e in particolare a questo link trovate tutti i webinar organizzati nell'ambito del progetto con le relative registrazioni e i materiali condivisi dai nostri relatori. Vi ricordo che potete porre domande in chat alla relatrice di oggi e che le selezioneremo e le porremo al termine dell'intervento e che i materiali alla registrazione saranno pubblicati al termine, insomma, nel pomeriggio su Eventi PA, in particolare su questa pagina dove vi siete iscritti e dove accanto al programma troverete le slide della relatrice e successivamente anche la registrazione. Allora, vedo che siete abbastanza, io direi, intanto vi ringrazio per partecipare, visto che appunto siamo proprio in ambito quasi festivo, diciamo, quindi ci fa piacere che molti siano appunto collegati qui con noi, quindi vi ringrazio e darei la parola a Giulia Bertone per entrare nel vivo del webinar di oggi. Condivido le slide. Grazie, grazie Michela, grazie a Formes per avermi invitata e buongiorno a tutti. Allora, come diceva Michela, io sono Giulia Bertone, sono il direttore della Fondazione Rete Civica di Milano. La nostra è un'organizzazione no profit che da più di 20 anni si occupa di promuovere l'utilizzo degli ambienti digitali per favorire la partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche pubbliche.
Tra i nostri soci fondatori c'è l'Università degli Studi di Milano, in particolare noi abbiamo sede presso il Dipartimento di Informatica dell'Università e il Comune di Milano è nostro socio onorario. Che cosa facciamo? Noi ci occupiamo di progettare, sviluppare e gestire ambienti digitali per favorire il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione dei cittadini. Lavoriamo soprattutto con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, ma anche abbiamo alcune esperienze di percorsi con associazioni, comitati, movimenti politici e insomma con tutte quelle organizzazioni che hanno bisogno degli strumenti digitali per coinvolgere i propri portatori di interessi nelle loro attività. L'abbiamo fatto negli anni con un software che abbiamo sviluppato in stretta collaborazione con il Dipartimento di Informatica. Dal 2008 è iniziato questo percorso di sviluppo della piattaforma che si chiama OpenDCN, che qualcuno ha definito come il nonno delle piattaforme di partecipazione. È un progetto di sviluppo che nasce nel 2008 nell'ambito dei processi di partecipazione delle allora Agende 21 locali e che poi nel tempo si è arricchito di strumenti, funzionalità che sono state sviluppate proprio in base ai requisiti che di volta in volta raccoglievamo nel corso della sperimentazione e della gestione di processi reali con le amministrazioni pubbliche. Noi ci troviamo ora, ne parlavo prima anche con le colleghe di Formis, in un momento particolare della nostra storia perché stiamo cambiando tecnologia, nel senso che, come avete visto, dal 2008 sono passati un po' di anni, abbiamo l'esigenza, diciamo così, di aggiornarci dal punto di vista tecnologico e stiamo guardando con grande interesse ad Essilim, la piattaforma che, come vi diceva Michela prima, e qualcuno di voi anche seguendo i precedenti incontri ha già avuto modo di conoscere, è stata scelta dal governo per supportare i processi di consultazione pubblica ed è una piattaforma in cui ci ritroviamo molto, nel senso che riconosciamo molto dell'approccio che noi abbiamo utilizzato nello sviluppo del nostro software. Questa è una scelta che noi non facciamo a cuor leggero perché abbiamo sempre avuto molta attenzione all'impatto che il software ha sulla qualità dei processi, sulla qualità democratica dei processi di partecipazione. Il software non è semplicemente uno strumento con il quale un utente interagisce, ma abilita davvero o può abilitare o può non abilitare differenti forme di azione e quindi di partecipazione. Quindi diciamo che siamo in questa fase in cui guardiamo con molto interesse a questa piattaforma e stiamo cercando di capire come poterla utilizzare nei nostri processi. Perché siamo qui oggi? Ci è stato chiesto di portare alcuni esempi della nostra storia, della nostra attività di utilizzo di tecnologie civiche a supporto della partecipazione nell'ambito dell'attività delle amministrazioni pubbliche. E in questa slide ho evidenziato l'aggettivo civico per sottolineare il fatto che non stiamo parlando di tecnologie e basta, ma di tecnologie che hanno un forte impatto civico, che sono pensate al servizio, che dovrebbero essere pensate al servizio dei cittadini e che hanno l'obiettivo di abilitare e di rendere effettivo l'esercizio di alcuni diritti di cittadinanza digitale. Vorrei prima fare una breve introduzione veloce a che cosa intendiamo quando parliamo di nuovi diritti di cittadinanza digitale, perché allora il concetto di cittadinanza digitale è immaginate molto complesso, non abbiamo qui il tempo per sviscerarlo come dovrebbe, però per comodità farei riferimento e vi propongo di fare riferimento con me a questo modello dell'arcobaleno dei diritti di cittadinanza nell'era digitale, un modello proposto dalla professoressa Di Cindio e da Andrea Trentini che fanno capo appunto al Dipartimento di Informatica della Statale. La professoressa Di Cindio è nostra presidente, si è occupata per prima in Italia, insieme a tanti altri, però da tanto tempo di questi temi. E
Questo modello si propone di guardare alla cittadinanza nell'era digitale come a un ecosistema, nel senso che nel concetto di cittadinanza ci sono tanti livelli, tante tipologie diverse di diritti che dovrebbero essere garantiti per permettere al cittadino di esercitare effettivamente una nuova forma di cittadinanza. Si parla di diritti molto, molto materiali, molto basilari, come la presenza fisica delle infrastrutture che ci permettono di accedere alla rete, il diritto quindi di avere una rete, il diritto di potervi accedervi, ma il diritto anche di avere delle competenze digitali che ci permettono di agire da cittadini consapevoli all'interno di questi nuovi ambienti digitali. E poi il diritto di poter accedere a servizi che tradizionalmente l'amministrazione ha fornito ai cittadini e che ora hanno l'esigenza di essere ripensati, rivisti in un'ottica digitale. E questo è tutto il tema dei servizi online delle pubbliche amministrazioni. Quindi no, non mi soffermo perché dovremmo aprire un webinar apposta per quello. E poi il diritto ovviamente di essere informati, di accedere alle informazioni e ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dopodiché ci sono alcuni livelli, quelli che sono posizionati con i numerini qua, noi li abbiamo identificati come livello 5, 6 e 7, che fanno riferimento a nuove forme di cittadinanza che puntano molto e che valorizzano le intelligenze civiche, i saperi dal basso, la partecipazione appunto dei cittadini nella definizione delle priorità, nella proposta di, nell'identificazione di problemi e nella proposta di soluzioni. Noi ecco, operiamo di solito a questi livelli. I nostri processi si collocano in questi tre livelli che per comodità definirei come livello dell'e-participation e che attiene a tutte quelle esperienze di utilizzo degli ambienti online che permettono ai cittadini di condividere informazioni, saperi, prodotti, dati provenienti direttamente dalla loro esperienza. Il livello delle consultazioni che pertiene al diritto di essere ascoltati, di essere consultati attraverso gli strumenti informatici. E il livello che noi identifichiamo più chiaramente come livello di e-democracy, come l'insieme di quelle esperienze che permettono di, attraverso il digitale, di coinvolgere attivamente i cittadini nella definizione delle politiche pubbliche e anche nella loro diretta gestione. Io adesso passerei molto velocemente in rassegna il livello 5 e il livello 6 e poi mi soffermerei su raccontarvi due progetti che abbiamo seguito in due amministrazioni italiane sul livello 7 e dedicherei quindi un pochino più spazio a questi due percorsi. Per quanto riguarda il livello che abbiamo definito dell'e-participation, quindi a cosa fa riferimento questo livello dell'arcobaleno, ma qui dentro diciamo così che ci sono tutte le esperienze che possiamo definire di social reporting o di information gathering, cioè piattaforme, strumenti che permettono la condivisione di intelligenza di informazioni riguardo agli spazi pubblici, ai servizi pubblici, all'operato di persone con cariche pubbliche, addirittura anche all'operato di al comportamento di cittadini. Su questo livello vi porto la nostra esperienza più di lungo corso, più vecchia, che è quella di Partecipami. Partecipami è un ambiente online che stiamo gestendo ormai da tanti anni, collocato nella città di Milano e che permette la condivisione di intelligenza civica riguardo la città di Milano. È, come dire, l'evoluzione naturale della rete civica di Milano. La rete civica nasce come sperimentazione nel 1994, quindi in un'epoca in cui ancora era molto lontano da venire Facebook e anche il Web 2.0, diciamo, ancora prima di queste esperienze, a Milano nel Dipartimento di Informatica si sperimentava l'utilizzo di internet per parlare della città, quindi per porre questioni, temi che riguardavano
la città. Negli anni la rete civica si è evoluta, ha cambiato tecnologie per interagire e arriva dal 2007 più o meno alla configurazione che ha oggi. Partecipami, si chiama oggi la rete civica. Abbiamo festeggiato tra l'altro 2 o 3 settimane fa i 25 anni di esistenza della rete civica, quindi con una community di persone che anche offline a volte si incontrano. E che cos'è Partecipami? È un ambiente strutturato sostanzialmente con dei forum di supporto dedicati, uno in particolare al tema dell'ambiente e dei rifiuti, in collaborazione con l'azienda che si occupa di questi temi a Milano. E poi una serie di forum dedicati ai 9 municipi in cui è suddivisa l'amministrazione della città e forum dedicati alle città metropolitane, ai comuni della città metropolitana. Partecipami è gestito dalla Fondazione Rete Civica di Milano, quindi da un soggetto terzo, non è uno spazio di un'amministrazione pubblica, ma è uno spazio in cui anche gli amministratori, quindi in particolare partecipano i consiglieri di municipio possono intervenire e partecipare alle discussioni. Sostanzialmente utilizza uno strumento del software che appunto abbiamo sviluppato in gran parte grazie anche ai contributi che ci sono venuti da questo tipo di uso, in cui è possibile appunto segnalare geolocalizzando o un problema o una tematica che si vuole porre in discussione e poi le persone hanno la possibilità di commentarla attraverso una struttura di forum abbastanza sofisticata. C'è un materiale informativo, una sezione dedicata alla condivisione di allegati di diverso tipo, possono essere allegati file oppure anche incorporati video, materiale multimediale che portano valore e ulteriore conoscenza alla discussione che si sta sviluppando. Questo spazio online è stato sviluppato tenendo conto di quali sono le caratteristiche che una discussione online dovrebbe avere per essere effettivamente produttiva e non finire in una semplice chiacchiera, diciamo. Abbiamo identificato questi 5 attributi tentando anche di capire come il software potesse supportare e quindi potesse offrire features adeguate per permettere che le discussioni in questo ambiente fossero interattive e quindi ci fosse la possibilità di vedere esattamente quello che era stato detto prima di quello che io sto per dire, razionali, con l'opportunità di collegare alla mia affermazione, al mio dibattito, delle prove, dei dati, delle informazioni responsabili, corrette e inclusive. Quello che abbiamo sempre cercato di fare nello sviluppo dei nostri strumenti è quello di farlo sulla base dei requisiti che noi raccoglievamo passo a passo durante lo sviluppo, durante l'uso reale in contesti reali. Non ci siamo fatti guidare dal software, ma abbiamo cercato di proporre noi i requisiti che dovevano essere sviluppati. Ecco. Vado qui velocemente perché purtroppo il tempo è poco, vorrei poi soffermarmi sugli ultimi livelli, anche sul livello della consultazione andrei velocemente, nel senso che a questo livello fanno parte. Rientrano tutte quelle pratiche di ascolto che possono essere o promosse dall'alto, quindi direttamente dalle pubbliche amministrazioni, come nel caso delle consultazioni pubbliche, e l'esperienza di cui vi ha parlato prima Michela è una di quelle più significative attualmente a livello nazionale, quindi a questo livello le pratiche delle consultazioni pubbliche sono l'esempio più pertinente e anche però tutte quelle forme di richiesta di ascolto che non vengono sollecitate direttamente da un'amministrazione pubblica, ma vengono spinte, vengono proposte dal basso. E facciamo riferimento in questo caso agli istituti tradizionali,
della partecipazione, che sono spesso presenti negli statuti dei comuni o, o nei regolamenti comunali, come le istanze, le petizioni, le proposte di deliberazione di iniziativa popolare. Solitamente questo tipo di istituti richiede la raccolta di un certo numero importante, rilevante di firme. Ovviamente le tecnologie civiche possono facilitare molto questo processo, sia nella fase di raccolta di firme, prevedendo ovviamente adeguate procedure di autenticazione certificata per permettere la sottoscrizione, ma possono permettere anche di sviluppare magari insieme a altri cittadini la proposta di petizione. E possono permettere infine anche di monitorare in modo trasparente cosa ne è stato della mia petizione. Faccio ancora l'esempio di Destidim, che supporta molto bene il processo di petizione pubblica, mettendo a disposizione alcune features interessanti, come appunto quello della possibilità di essere ricercate in un archivio in modo trasparente al termine del processo di presentazione delle petizioni. Dunque, veniamo ora al livello, quello che noi definiamo più propriamente di democracy, e cioè a quelle esperienze che riguardano la partecipazione diretta dei cittadini al processo di decision making. Cioè quello che da più parti viene definito il co-design delle politiche pubbliche. Io coinvolgo, un'amministrazione coinvolge i cittadini nella definizione di alcune politiche che riguardano il proprio mandato. Fanno parte anche di questo livello quelle pratiche che riguardano più strettamente anche la cogestione delle politiche, e mi riferisco in questo caso a tutte quelle esperienze di amministrazione condivisa, in particolare di quelli che vengono definiti beni comuni, e che attualmente si stanno diffondendo anche grazie all'operato di alcuni soggetti come l'APSUS, che stanno promuovendo l'adozione di specifici regolamenti per appunto regolamentare, per permettere l'amministrazione condivisa e la gestione collaborativa tra pubblica amministrazione e singoli cittadini, organizzazioni del territorio, di quelli che vengono comunemente definiti beni comuni. Su queste due tipologie di processi mi piacerebbe portarvi appunto due esperienze che abbiamo seguito direttamente e che vedono nell'utilizzo del digitale un fattore di innovazione importante e strategica. Quindi vorrei parlarvi come primo processo del bilancio partecipativo, che è un processo che sicuramente molti di voi conoscono, ed è uno strumento che permette di coinvolgere direttamente i cittadini nel decision making, cioè in particolare con il bilancio partecipativo si dà la possibilità ai cittadini di decidere come destinare una parte del bilancio comunale, quindi, o del bilancio di un ente pubblico, di un'amministrazione pubblica. In sostanza si presentano dei progetti per la città e si selezionano quelli prioritari per i cittadini, e poi l'amministrazione, con le risorse messe a disposizione per il processo, finanzia i progetti più votati. È un processo che nasce ovviamente molti anni fa, alla fine degli anni Ottanta, nel Sud America. Porto Alegre è l'esperienza più importante, in modalità totalmente non di digitale. Poi si espande come esperienza di partecipazione, e ultimamente si sta arricchendo, si sta innovando attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali.
Noi in particolare abbiamo sviluppato un modello e una piattaforma che supporta i bilanci partecipativi che abbiamo utilizzato a diverse scale, nel senso che questo è un processo che è molto interessante per tanti motivi, oltre al fatto che scatena una bella competizione tra cittadini che innesca davvero anche la partecipazione e quindi la voglia di prendere parte al processo perché c'è effettivamente un obiettivo concreto che è la destinazione della parte del bilancio su cui poter dire la propria. Il bilancio partecipativo è anche interessante perché è un processo adattabile a diverse scale. Noi l'abbiamo seguito per il Comune di Milano e sicuramente nel suo intervento mi sembra che Lipparini ne ha parlato, che è una città metropolitana, che ha messo a disposizione per finanziare i progetti di bilancio partecipativo 500.000 euro a municipio, quindi risorse di questo tipo. Ma l'abbiamo seguito anche per città di più piccole, medie dimensioni, come il comune di Sesto San Giovanni, che ha poco più di 80.000 abitanti e che ha messo in tutto a disposizione circa 200. 250.000 euro per il finanziamento dei progetti, ma, ed è questa l'esperienza che vi volevo portare oggi, lo stiamo seguendo ormai da qualche anno anche in un piccolo comune, sotto i 5.000 abitanti, della provincia di Piacenza, che ha fatto di questa pratica degli appuntamenti più attesi, diciamo così, dalla comunità ogni anno. Siamo ormai quest'anno alla terza edizione di bilancio partecipativo e il Comune di Vigolzone mette a disposizione 15.000 euro, che non sono tantissime risorse, ma anche con poche risorse è possibile innescare dinamiche interessanti di partecipazione e di attivazione nelle comunità poi portano anche di anno in anno a aumentare la partecipazione. Quindi vi racconterei un po' come abbiamo lavorato nel comune di Vigolzone. Permetto che questo è uno dei progetti che ha potuto realizzarsi grazie ai finanziamenti della legge regionale sulla partecipazione che l'Emilia Romagna ha e forse l'Emilia Romagna e anche la Toscana sono le uniche due regioni che finanziano con una legge regionale percorsi di partecipazione, quindi gli enti locali hanno la possibilità di accedere, partecipando a un bando annuale, accedere a delle risorse per mettere davvero in pratica progetti di partecipazione. Quindi questo anche, è fondamentale anche per permettere a piccoli comuni come quello di cui stiamo parlando di poter realizzare qualcosa, diciamo. Come era sviluppato il processo? Il processo si è svolto da novembre del 2018 all'aprile del 2019 in sostanzialmente quattro tappe. C'è stata una prima fase di presentazione delle proposte, una seconda fase di valutazione della fattibilità tecnica e di sviluppo dei progetti insieme ai tecnici comunali, una fase poi di selezione dei progetti preferiti dagli abitanti attraverso il voto e poi una fase di cofinanziamento. Questo perché il budget messo a disposizione dall'amministrazione finanziava i progetti vincitori, ma solo fino al 90%, perché si è deciso di richiedere una piccola quota simbolica, il 10%, alle comunità, nell'ottica di cercare di attivare anche i proponenti nel reperimento di risorse da parte degli abitanti che potessero aiutare al cofinanziamento. È stata una scelta appunto di attivazione simbolica, perché ovviamente il 10% non
il comune poteva sicuramente mettercelo, però è stata fatta questa scelta per dare proprio un modo anche di partecipare finanziariamente alla realizzazione dei progetti in cui uno credeva. Questo schema è quello standard, diciamo così, che anche il Comune di Milano, anche a Festo, è stato sperimentato, e anche a Vigolzone ora stiamo partendo appunto con la terza edizione, replica più o meno questi stessi passi. Tutto il processo è stato supportato da una piattaforma online che ha permesso la raccolta delle proposte. Quindi la raccolta delle proposte veniva fatta utilizzando lo strumento che abbiamo noi sviluppato in OpenDCN, e ovviamente per i cittadini che non avevano la possibilità di accedere a internet, perché stiamo parlando anche di comuni in cui il digital divide è più sviluppato, più presente che in altri contesti, era possibile anche farlo presso gli uffici comunali. In una seconda fase questi progetti sono stati valutati dal punto di vista della fattibilità tecnica dai referenti del comune, e che hanno insieme ai proponenti anche identificato il costo reale di questi interventi. Era possibile presentare progetti piccolini, ovviamente, il budget per finanziarli era di 15.000 euro. I progetti ammissibili erano di 3.000-10.000 euro, cioè dovevano almeno costare 3.000 euro e al massimo costare 10.000 euro. Quindi si tratta di progetti che riguardavano soprattutto l'acquisto di o l'ammodernamento di spazi pubblici, l'acquisto di attrezzature per luoghi frequentati dalle comunità locali e interventi di questo tipo. Quindi insieme ai referenti comunali si è valutata la fattibilità dal punto di vista tecnico di queste proposte, proprio per mettere poi a voto i progetti, solo quei progetti che effettivamente potevano avere una concretezza, una realizzabilità reale. La piattaforma che abbiamo messo a disposizione permetteva, e anzi chiedeva, di condividere le valutazioni tecniche, per cui una parte in una sezione specifica della piattaforma i tecnici potevano condividere e pubblicare in modo trasparente la valutazione che era stata fatta. Ad esempio, uno di questi progetti presentati non è stato messo al voto e è stata pubblicata la motivazione dell'esclusione. Dopodiché, appunto, gli incontri con i cittadini proponenti hanno permesso di definire nel dettaglio costi e tipologie di attrezzature materiali da acquistare, e i progetti sono stati poi confezionati per il voto. Il voto è stato organizzato in due modalità, online e offline. Online sulla piattaforma vigolzonepartecipa.org, attraverso un modulo di voto che abbiamo sviluppato appositamente per i bilanci partecipativi e che richiede di identificarsi con un codice fiscale e un numero di cellulare, a cui veniva poi inviata una one-time password per poter votare. Potevano votare solo cittadini residenti maggiori di 16 anni e anche cittadini e anche persone che non abitavano a Vigolzone, ma che comunque potevano avere, hanno con il paese un rapporto continuativo, perché o lavorano o hanno una seconda casa qui. In questo caso veniva chiesto un documento che potesse testimoniare questo tipo di legame con il territorio comunale. Si poteva votare anche offline in modo assistito presso le postazioni pubbliche che sono state attivate, o presso anche banchetti durante i quali abbiamo raccolto voti cartacei in alcuni momenti particolari di vita della comunità, quindi il carnevale, le feste ricorrenti nel paese.
Qua alcuni dati, tenete conto che il comune di Bigolzone è un comune di poco più di 4.000 abitanti e i partecipanti sono stati 417, circa che è più del 9% della popolazione residente, ma la cosa più interessante è il dato rispetto all'edizione precedente, per cui sono aumentati sensibilmente le persone che hanno preso parte al processo nella fase di voto, e anche tra voto online e voto offline, nonostante siamo in un piccolo paese, anche con molti anziani, anche il voto online, ecco, insomma, ha funzionato. Il processo si è concluso con la parte di crowdfunding, in cui le persone hanno effettivamente potuto raccogliere le risorse necessarie per portare a compimento il loro progetto ed ora sulla piattaforma è possibile monitorare l'esito dei progetti implementati. Per ogni progetto di ogni edizione c'è una sezione apposita in cui l'amministrazione e i proponenti stessi hanno la possibilità di aggiornare sullo stato di realizzazione del progetto, cioè quindi abbiamo vinto, cosa si sta facendo per realizzarlo? L'abbiamo realizzato. E questa è una funzionalità molto interessante, che appunto, che pertiene al livello della trasparenza, che è importante sempre tenere conto nei processi di, partecipazione, dare esito di quello che accade una volta che il processo si conclude. Ultima esperienza che vi racconto è quella del Community Lab, Bassa Reggiana Community Lab. È un processo realizzato nell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana in provincia di Reggio Emilia. Noi abbiamo supportato il comune in questo percorso che aveva sostanzialmente due obiettivi: quello di aggiornare l'agenda digitale locale e quindi di coinvolgere i cittadini nella definizione di quali fossero le priorità di una particolare politica pubblica che era le politiche sul digitale. Quindi l'obiettivo era far emergere dai gruppi di lavoro delle priorità di sviluppo in tema di innovazione digitale da inserire nell'agenda digitale locale dell'Unione. Contemporaneamente, però, si è voluto anche sperimentare l'utilizzo dei patti di collaborazione per gestire i progetti dell'agenda digitale locale, nel senso che non solo i cittadini sono stati coinvolti nella definizione delle priorità politiche di politica digitale, ma anche sono stati coinvolti nella presentazione di accordi di partnership territoriali per realizzare effettivamente in modalità collaborativa i progetti che avevano definito come prioritari nell'agenda digitale. E questo è un connubio, diciamo così, interessante di pratiche perché unisce l'esperienza dei patti di collaborazione, del regolamento per l'amministrazione condivisa con un tema che solitamente non è ancora trattato a livello di patti di collaborazione, nel senso che solitamente i patti di collaborazione si stanno bene diffondendo nelle città e riguardano principalmente beni comuni materiali come appunto il parco cittadino, l'area dismessa, cercando di attivare forme di collaborazione per la gestione di questi spazi, per la cura e la valorizzazione di questi spazi da parte dei cittadini. Quello che si è sperimentato con questo processo è quello di sperimentare degli accordi di collaborazione per la cura di beni comuni particolari, che sono beni comuni immateriali digitali e sono quelli legati al digitale, quindi. Anche questo percorso è stato finanziato nell'ambito della legge regionale dell'Emilia-Romagna e come abbiamo lavorato qua, sostanzialmente c'è stata una prima parte di approfondimento dei temi su cui verteva il percorso partecipativo, perché come ogni processo di partecipazione è di fondamentale importanza mettere i partecipanti nelle condizioni di
essere informati, di essere competenti per poter partecipare in modo informato al processo. I temi di cui si parlava erano oggettivamente temi un po' difficili, lontani dall'esperienza comune delle persone, perché si andava a parlare di politiche di innovazioni digitali e quindi abbiamo dovuto fare una prima parte di approfondimento invitando referenti della regione, referenti di Lepida, che sono i soggetti che in Emilia-Romagna si occupano delle politiche di innovazione digitale per la regione Emilia-Romagna, e in questa prima fase si sono appunto focalizzati e approfonditi i temi su che cos'è un'agenda digitale, quali sono gli assi di sviluppo su cui si può lavorare. E soprattutto si è voluto in particolare mettere l'accento sul tema del welfare e sul sociale, e cioè come le tecnologie digitali possano intervenire nell'innovare e nel migliorare il welfare, la gestione del welfare e i servizi sociali a livello dell'Unione. Quindi c'era questo focus particolare sul sociale. Tutta questa parte è stata accompagnata da una piattaforma online che abbiamo messo a disposizione, che permetteva quindi per ogni tema di raccogliere informazioni, documentazione e anche sviluppare, volendo, discussioni sui temi, questo in una fase preparatoria del processo partecipativo vero e proprio, che poi ha preso forma, è iniziato a settembre. In questo settembre, il processo poi si è appena concluso pochi giorni fa. A settembre abbiamo iniziato con dei laboratori di coprogettazione sull'agenda digitale locale, per cui cittadini, referenti, di tutti i comuni dell'Unione e associazioni sono stati invitati a partecipare a una prima giornata di brainstorming condiviso, in cui gli è stato chiesto di condividere quali potessero essere per loro delle priorità su cui lavorare all'interno dell'agenda digitale de dell'Unione. Sono state raccolte diverse idee che poi sono state raggruppate in sei gruppi, in sei filoni progettuali. Su questi filoni sono stati costituiti dei gruppi di lavoro che nei giorni successivi, nelle settimane successive, hanno poi lavorato nella definizione di veri e propri progetti su ciascuna di queste priorità individuate. Per la progettazione è stato utilizzato uno strumento che forse qualcuno di voi magari conosce, che è un Canvas, che aiuta l'organizzazione strutturata di proposte progettuali, e che prevede quindi su bene comune individuato, quindi il progetto individuato da ciascun gruppo, veniva richiesto di individuare un titolo, di sintetizzare un'idea, di indicare quali fossero i risultati attesi, quali fossero i problemi da cui si partiva e che si intendevano risolvere, gli attori coinvolti, il ruolo dell'ente locale, le attività previste per lo svolgimento del progetto e le risorse necessarie per poterlo realizzare. Questo canvas che abbiamo chiamato Beni Comuni Canvas è stato poi trasposto anche online, nel senso che questo è stato un lavoro fisicamente fatto nei gruppi di lavoro offline, e poi online abbiamo trasferito una specie di canvas digitale che poteva essere completato anche a distanza dai gruppi di lavoro. Alla fine di questo processo, e tutti i gruppi hanno identificato quindi il proprio progetto, articolato nei campi che abbiamo visto prima, e poi sono stati condivisi pubblicamente. La cosa poi interessante è che, appunto, come vi dicevo prima, sulla base di questi progetti è stato chiesto anche alle persone che hanno preso parte al progetto di presentare delle proposte di accordi di collaborazione che mettessero insieme i soggetti del territorio e i singoli cittadini nella realizzazione poi di questi progetti. Cioè, l'idea non era solo vi presentiamo qual è la nostra priorità e il progetto
amministrazione realizzala, ma ci mettiamo insieme anche per realizzarlo e per gestirlo sulla base proprio del modello dell'accordo di collaborazione per i beni comuni. Alla fine di questo percorso, l'unione dei comuni della bassa reggiana, anche sulla base dei feedback ricevuti da questa sperimentazione, ha redatto e adotta, e sta adottando il regolamento per il bene comune, nel quale c'è una parte, più parti, devo dire specifiche, dedicata ai beni comuni digitali. Ad esempio, nell'articolo 1 di questo, nell'articolo 2 di questo regolamento, nel quale si danno le definizioni, no? Di che cosa sono i beni comuni, si fa esplicito riferimento al fatto che devono essere considerati beni comuni, non solo i beni comuni materiali, ma anche i beni comuni immateriali e digitali. Quindi questa attenzione al digitale come bene comune è recepita, diciamo così, in modo molto esplicito nella prima parte del regolamento, e poi è stato introdotto tutto un articolo che considera l'innovazione digitale come strada da perseguire nelle politiche dell'Unione anche sull'amministrazione condivisa. E quindi leggo brevemente quello che viene proposto come articolo 10. L'Unione dei Comuni e i Comuni dell'Unione favoriscono l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione dei servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperte in un'ottica di beni comuni digitali. Allora, perché ho parlato di questo progetto? Questo perché ci permette, diciamo così, di fare un ulteriore salto rispetto al tema della partecipazione, nel senso di cercare di focalizzarci anche su una partecipazione che riguarda in particolare il digitale. Perché tante delle attività delle amministrazioni adesso vengono pensate in modo digitale, la necessità che le piattaforme che vengono utilizzate siano effettivamente considerate come dei beni comuni è, secondo me, prioritaria. Nel senso che la scelta, ad esempio, che ha fatto il governo va in questa direzione, è quella di approcciarsi di utilizzare una piattaforma che è Decidim, che nella sua esperienza è diventata davvero un bene comune cittadino, nel senso che a Barcellona, che è la città in cui è stata pensata, in cui è stata sviluppata nella sua parte più importante, Decidim come piattaforma è davvero diventata un bene comune cittadino allo sviluppo, alla cura del quale partecipano non solo l'amministrazione come owner della piattaforma, ma anche associazioni locali, developers, università, una serie di stakeholders che insieme partecipa allo sviluppo, al miglioramento di questo strumento. È stato creato anche una meta piattaforma per parlare e per governare processi di partecipazione sulla stessa piattaforma, favorendo proprio uno sviluppo che va oltre, diciamo così, l'approccio dell'open source, ma che davvero cerca di coinvolgere realmente le persone anche nello sviluppo di funzionalità, nel suggerimento di funzionalità. Allora, il nostro lavoro adesso come Fondazione Rete Civica è quello di provare a vedere se anche in Italia, visto che il governo sta proponendo l'utilizzo di questa piattaforma, alcune grandi città come Milano hanno in animo di adottarla, alcune piccole comuni si stanno un po' affacciando a questa proposta,
se è possibile costruire anche in Italia una comunità interessata a lavorare su The Sidim e al suo sviluppo. E quindi noi lanciamo un po' anche a Formez e agli interlocutori che sono qua presenti questo invito di magari costituire una rete di soggetti interessati a adottare, sperimentare questa piattaforma nell'ottica di poterla migliorare. Io spero di essere stata nei tempi, ho concluso, vi ringrazio davvero per questa opportunità e questo bel momento. Grazie Giulia, assolutamente sì, sei stata nei tempi, precisissimo e molto interessante questa esperienza che ci hai presentato. Sicuramente sì, facciamo rete tra i vari appunto sperimentatori di Desidim, quindi come sempre, insomma, noi lavoriamo in quest'ottica, quindi scambiamoci consigli, pareri, soluzioni. E andiamo avanti, insomma, verso questa sperimentazione con Desidim, insomma, che lato Formez, insomma, è stato personalizzato, abbiamo fatto la traduzione, perfezionato la traduzione e, insomma, un po' di lavoro è stato fatto e poi verrà messa comunque su GitHub per essere scaricata anche da altre amministrazione, che attualmente è già su GitHub, quindi chi è interessato, insomma, può andare a scaricarla. Non vedo domande, quindi invito i nostri partecipanti, insomma, inserite domande mentre, insomma, aspettiamo qualche minuto per vedere, altrimenti poi chiudiamo, ci salutiamo. Vedo che qualcuno sta digitando, vediamo se c'è qualche domanda, altrimenti direi di chiudere il webinar. Per quest'anno appunto abbiamo finito con questo ciclo di webinar, comunque vi invito a vedere magari le registrazioni se vi siete persi qualche webinar che poteva interessarvi anche rispetto al lavoro che fate, insomma, in amministrazione. E poi ovviamente l'invito è anche quello di partecipare alle consultazioni che sono online su partecipa.gov.it. Come diceva Giulia, c'è anche una consultazione sulla stessa piattaforma in modo da darci dei feedback su come la trovate, se vi sembra intuitiva, se si può migliorare, se possono essere inserite nuove FAQ, pagine di aiuto, se avete avuto difficoltà nell'utilizzarla. Ok, io non vedo domande, comunque i partecipanti ringraziano per questo webinar. Grazie a voi. Quindi direi a questo punto di salutarci, buone feste a tutti e ci vediamo comunque il prossimo anno con nuovi webinar e nuove attività. E grazie Va mille bene. a Giulia della Rete Civica di Milano per la sua disponibilità e grazie ai nostri partecipanti per averci seguito. Un Grazie saluto a a voi. tutti, buona giornata e Buona grazie. giornata.